Il cinema italiano non si era mai dato un convegno così solenne. In San Pietro il vescovo Conner, Scalfaro e De Pirro, il ministro Ponti, il presidente dell'Azione Cattolica, professor Getta. Diciamo Giachetti, D'Elia, Scala, Spadaro, ma dovremmo dire tutti gli attori e tutti i produttori e tutti coloro che, come Monaco e Paone, partecipano alla vita dello spettacolo. Sono le 10:30 quando il Santo Padre in sedia gestatoria fa il suo ingresso. I nostri occhi cercano e trovano nell'imparziale benignità della benedizione anche un segno di particolare simpatia, quella che il Papa ci esprimerà nel discorso pronunciato dal trono. Sarà una constatazione del campo di influsso del cinema, un fermo richiamo ai nostri compiti e responsabilità e indicazioni su quello che Pio XII chiama il film ideale, parole che ci incoraggiano e che ci guideranno.